Ciao amiche e ciao amici, come far sì che un uomo che ti desidera si impegni con te? Questo video per rispondere a Madi che mi segue su YouTube. Ora, se lui ti desidera, vuol dire che tu comunque hai un potenziale nei suoi confronti. Un potenziale di seduzione, che cos'è? Che hai un ascendente, che lui è disposto per te a fare delle cose, però non è disposto, diciamo, a impegnarsi. Impegnarsi vuol dire conclamare la relazione, rendere ufficiale la relazione, quindi finalizzare la relazione a un progetto di vita comune che potrebbe poi sfociare in una convivenza oppure in qualcosa d'altro, insomma. Quindi hai del potenziale, ma non a sufficienza per fare questo. Quindi devi basarti sul potenziale che hai per farlo crescere, per farlo aumentare. In questo modo, per far questo, ci sono solo dei vincoli, degli impedimenti. Il vincolo è ciò che comprime l'energia. E i vincoli possono essere che a un certo punto lui deve avere o paura di perderti, o paura che tu vada con un altro, o paura che tu in qualche modo ti disinnamori e ti decoinvolgi con lui. Queste sono le tre cose su cui devi far leva, queste paure. Quindi dovrai tu, diciamo, introdurre degli antagonisti, essere meno disponibile, iniziare a farti vedere meno coinvolta nei suoi confronti. Non è che devi fare tutto assieme, però devi iniziare a dare queste cose qua. E nel momento in cui lui allora inizierà a inseguirti, allora dovrai fargli prendere degli impegni. Io non so che cosa vuoi raggiungere, vuoi ottenere, però dovrai iniziare a far prendere degli impegni e questi impegni possono essere, che ne so, boh, conoscere i genitori piuttosto che vedersi con più frequenza, passare del tempo con te anziché uscire con gli amici, convivere, insomma, dovrai mettere in atto delle cose e quando lui metterà in atto, diciamo, ciò che tu desideri, allora darà una gratificazione, ristimolerai di più, ti farai vedere più disponibile, più, insomma, più sorridente, più appagante nei suoi confronti. E un'altra cosa che puoi modulare è un po' la sessualità, diciamo, giocare un po' sulla sessualità, su comprimere la sessualità per far sì che lui sia più motivato a seguirti, insomma. Queste sono le uniche strategie per acquisire potenziale, bisogna mettere vincoli. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità, come Madi, di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. In più, se questo video ti è piaciuto, condividilo con i tuoi amici e metti un like qua sotto. Ciao!